La benzina deve scendere a 10 centesimi, bastardi! Non facete passare nicciolo, nicciolo qua! Perché non ci ha aiutato pure lui? Ma perché non ci ha aiutato pure lui? Perché non ci ha aiutato pure lui? Ma cosa ha mancato pure lui? Ma che mai? Noi siamo della categoria autotrasportatori e stiamo reclamando per il caro gasolio, il caro pedaggio autostradali, sulle accise e sull'aumento dell'IVA. Purtroppo noi come categoria non ce la facciamo più, siamo arrivati allo stremo. Come 24 che già ci stanno degradando, però non è così, non è che vogliamo bloccare l'Italia, siccome che il ministro degli interni sa i problemi che ci stanno col trasporto, ma non da adesso, saranno 10 anni, però siamo sempre stati messi da parte. Adesso che si sono resi conto che il trasporto è una cosa importante in Italia, adesso siamo noi la categoria che abbiamo bloccato l'Italia e magari non capiamo le altre situazioni per dire un operaio che va a lavorare, ma non è colpa nostra, è colpa che è voluta dal governo. La protesta è fino a venerdì, con la speranza che ci sia un tavolo di mediazione per cercare di restringere questa protesta, altrimenti siamo qua certi della nostra compattezza e cerchiamo, se è il caso, anche di andare avanti, con la speranza che non ci finiscono di massacrare con qualche sanzione, con qualche intervento forzato, perché non stiamo facendo nient'altro che attuare il nostro diritto allo sciopero. Automezzo da Napoli a Milano. Ce ne voglio solo 200 nazionale, non viene rispettata. E la quinta mano. Ma non mi facciamo sciopero, mi facciamo intelligente. Vanculo. Io mi sento.